Sì. Questa è la delegazione di Pioltello, da chi è composta? Composta dal sindaco Antonello Congas, l'assessore servizi sociali Simon Gaiotto, il delegato Rocco Giordani, che sono io, c'è il coordinatore della protezione civile di Pioltello e poi ci sono i servizi stamp del comune di Pioltello. Quindi l'impegno è unire le forze, anche è unire tutte le forze, qualche altro paese intorno a Milano, tra cui Cologno, Pantigliate, in modo di poter far aumentare questi aiuti. Perché c'è stato un silenzio. C'è stato un silenzio, come di fatto noi siamo sbalorditi a vedere questa cosa qua, che non abbiamo mai sentito parlare di questo paese, quindi si parla dell'Emilia, ma qui veramente i danni sono ingenti, grandi veramente, perché io sono rimasto sbalordito, ripeto, vedere queste cose qua. Quindi noi faremo di tutto per poter star vicino a questa popolazione, un aiuto di tutto ciò che possiamo dare. Grazie. Parleremo con il sindaco di qua e ci metteremo d'accordo come far arrivare questi soldi che veramente qui servono. E anche dei servizi di sostegno al comune. Servizi di sostegno, di fatto noi stiamo parlando di poter dare un servizio sulle scuole. Il primo impegno per noi sarebbe proprio fare questo progetto sulle scuole. Poi vedremo cosa possiamo fare di più. Bene.